portale importante. Ogni cittadino può andare sul sito del Comune dell'Aquila, trovare il bottoncino SIT, cliccare ed entrare direttamente nel sistema. Cosa troverà nel sistema? Troverà lo stato della ricostruzione. È importante far conoscere questo, cioè gli edifici che sono partiti, le pratiche che sono presentate, l'importo con cui è stato presentato. Abbiamo messo soltanto il nome del richiedente per un problema di privacy. Quando avremo la rassicurazione sulla privacy, metteremo anche il nome del richiedente. Per me sarebbe superfluo, però insomma in questo paese dove tutto è sensibile usiamo un po' di cautela. Cosa serve questo sistema di scrematura? Serve più a voi a monitorare o agli altri a vedere lo stato delle cose? O le lungaggini? Questo è un sistema che era partito prima del terremoto, infatti si chiama Sistema Informativo Territoriale, che contiene una serie di dati cartografici, di pianificazione, è uno strumento di lavoro generale, è un sistema, come dire, consultabile da ognuno. Arrivato il sisma, l'abbiamo agganciato anche alle pratiche del terremoto, quindi l'abbiamo agganciato alla famosa BD, banca dati dell'emergenza. La quale banca dati sia stata costruita nel tempo, ha bisogno di qualche revisione, però diciamo che il 90% delle informazioni contenute nelle banche dati sono fruibili, quindi oggi assolve ai due compiti, quello di essere il sistema informativo territoriale e anche il sistema informativo della ricostruzione, dello stato della ricostruzione dell'Aquila e delle sue frazioni. A proposito di ricostruzione, lei è stato uno dei pochi che, bene o male, insomma, ha detto al ministro Barca come stanno le cose, quello di cui ha sentore lei, dei tempi che non possono essere rispettati così come sono perché non ci sono i soldi, insomma. Ma io continuo a dire Continua a ridirlo, ad a riaffermarlo. Le stesse cose. Abbiamo pubblicato un primo elenco che sono riferiti ai primi 100 milioni disponibili che ci sono stati trasferiti. Altri 50 arriveranno, è pronto anche l'altro elenco. Poi abbiamo un complessivo elenco lunghissimo di potenziali contributi che potrebbero uscire. Dobbiamo attendere quelli del CIPE che passerà ancora un altro mese. Quindi finché non arrivano tutti i soldi, noi non siamo in grado di Di andare avanti. avere addosso tutti gli ordini professionali e non solo, cosa significa? Mi vingessa questa cosa? No, a me non ingessa affatto. Gli ordini professionali hanno avuto i loro luoghi di partecipazione, quindi di poter esprimere le loro idee. Però avete detto che hanno avuto le loro prebende, che insomma è un po' diverso fondamentalmente tra le. Non ho parlato mai di prebende, loro hanno delle commesse da parte dei privati e se non presentano le pratiche se la vedranno con il privato che li ha commissionati, non è con me che se la devono vedere. Cronoprogramma pure, insomma, un po' criticato, anche il fatto che determinate frazioni possano partire in determinati tempi. Ah, ma guarda, questa è la società della critica. Chi non è criticato deve cominciare a preoccuparsi, quindi è meglio le La critiche. cosa più innovativa che le viene in mente, che sta facendo, Assessore Di Stefano, qual è? Innovativa, ma diciamo che questa è una bella innovazione, è anche una bella informazione. Quello che facciamo oggi è un'ottima cosa. Faremmo di più se avessimo più risorse. Comunque, siccome il programma è di andare avanti, aspettiamo che arrivino le energie tecniche che dovranno riempire gli uffici perché al momento sono Non vuoti. ci sono vuoti perché venendo qui in via Strinellata, in via Vezzano, l'assessorato dove ci troviamo, c'è gente sulle scale a aspettare, si chiedono e ho sentito un dipendente del comune diceva no, stamattina non c'è nessuno perché c'è la gente a firmare, perché non c'è nessuno ora, è chiaro, no? La città veloce, la città smart dovrebbe essere anche una città intelligente. Ma sì, aspettiamo che firmino i contratti, li stanno facendo in È solo una questo questione di firma. momento. Ma sì, il concorso ne è fatto, arriveranno e poi avranno bisogno io credo, di un breve periodo di adattamento. Viene istituito l'ufficio speciale che dovrà prendere risorse tecniche anche da questo concorso e quindi si partirà, però si partirà con le energie, come dire, almeno che ci sono e che avranno esse stesse, come dire, una stabilità lavorativa, quindi non sarà precariato. Speriamo che la maggior parte delle persone che hanno lavorato possono rientrare o rientreranno a lavorare per il Comune dell'Aquila e per il Comune del Cratere. Sostanzialmente, come diciamo, iniziamo un discorso da basi un po' più solide. Chi vorrebbe che arrivasse come nuovo commissario al posto di Barca, Assessore Di Stefano? No, commissario non ne parliamo più, per l'amor del cielo. Non Mi l'ho stupisce? considerato un commissario. No, assolutamente. Mi stupisce che te vuoi commissari. Io non li voglio più i commissari. Io voglio persone che nei rispettivi ruoli di governo si confrontino con l'autorità di governo locale che è il comune, non commissari.